Allora Daniele, dopo 2 anni di stop, concorsi dove hai cominciato i primi passi dal Master del Chianti Classico, il nazionale, oggi finalmente si corona il tuo desiderio, che Sì, finalmente. sicuramente anche insomma, un piccolo sogno, perché sono tanti anni che studio e quando si arriva al Toscano è sempre un momento, diciamo, particolare, topico dell'anno. E insomma, vedere prima vincere Simone, poi Valentino e riuscire a arrivare a questo risultato sicuramente è insomma, una bella tappa, grande contentezza. Quindi questo premio, questo trofeo, lo porterei al ristorante, immagino, dove Sicuramente, deve stare lì, andrà al per stare. ristorante, ora vediamo, dividiamo fra casa e Casa e ristorante, ristorante. però appunto perché ringraziavi giustamente i tuoi colleghi, hanno dato la possibilità di mancare al lavoro e quindi questo sentivo che lo dedicavi anche a loro e questo ti fa un grande onore. Un'altra cosa, al momento del futuro, quello che verrà, sai, hai un peso sulle spalle perché il miglior semi Toscana ha una tradizione. Sì, quando quest'anno, insomma, intanto saltare la qualifica ai nazionali è un bello step. Perché comunque andare diretto insomma, al nazionale è una cosa che ti fa arrivare e già insomma, gli altri ti guardano con un altro occhio. E poi, insomma, il miglior sommelier della Toscana quando arrivi lì, vieni Esatto, marcato a uomo. bravo, esatto. Questo vogliamo sentire da te, quindi io mi faccio i miei complimenti, sei stato Grazie bravissimo. Maurizio, grazie Grazie, ancora. grazie.